Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di Wolfenstein Youngblood. Quanto sarà vecchio questo posto? Ma parla a quanto sempre dicono questo. Pare sia del 19° secolo, almeno credo. Sì, allora stavamo dicendo, volevo fare le missioni secondarie, queste qui da schitteschi, presumo sia dimensione troppo alta rispetto al mio livello che sto andando verso l'11, quindi non le farò per il momento. Questo penso sia il livello 12, questo è il livello 10, questo non capisco assolutamente cosa possa essere, o del mio livello o livello inferiore. Infatti da 4.300 è da meno. Qui dice che devo andare, oddio scusate, i nazisti hanno catturato Marianne, la voce della resistenza, e tenuta in custodia presso l'ospedale di Little Berlin. Quindi devo andare a Little Berlin, questa è la mappa, Little Berlin è questa, e devo stare attento che non vado a quella difficile, quindi ci eccola qui. Vai all'ospedale, perfetto, questa qui, perfettico. La facciamo subito, così almeno vediamo com'è anche questa Quella in cui missione. state entrando si chiama Little Berlin. Qui vivono gli ufficiali e i comandanti della Gestapo. Di recente i nazisti hanno evacuato tutti i civili a causa delle rivolte che ci sono state a Parigi. Vi prego, state attente, ragazze, ok? Ci sono pattuglie naziste ovunque. Va bene, sarò attento. E quindi siamo già direttamente qua, bellissimo, siete trasportati Forse i subito. nemici sono vicini. Attenzione. Ok, vediamo cosa dice. Azione. A volte Abby ti contatterà chiedendoti di compiere delle azioni speciali nella zona in cui ti trovi. Le azioni completate con successo possono trasformarsi in piccole ma significative vittorie contro i nazisti. Ok, ho capito. Vedremo, cioè non ho capito niente, però vediamo un po'. Allora, Ehi, devo andare di Jess, qua. Sof. Sì. Sì. Ascoltate, davanti all'ingresso di ogni brother c'è un cancello. La sicurezza è davvero estrema. Se non volete nessuna complicazione, cercate un'altra via di accesso. Ora che siamo qui, dovremmo controllare l'ospedale dove i nazisti tengono Marianne. Già. Già, portiamola a casa. Ok. Allora, vediamo un po'. Cosa. Dovrei aver preso la strada alternativa in teoria, eh. Vediamo un po', cerchiamo di esplorare bene. Ho che da mangiare. Vediamo un pochino, che mi interessa parecchio esplorare bene, perché potrebbe esserci di tutto in quello in questo dicevo gioco. Vediamo un po'. Non penso di poter arrivare fino a qua, infatti. Ok, andiamo. L'importante è capire che vuoi. Cazzo vuoi che parli sempre, stai mai zitta. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Allora, io volevo vedere una cosa, perché ho potenziato, come avevo detto, le armi. E questo qui mi piace molto. Però l'ho completato. E più di questo non posso fare danno. Non posso fare più potenziamenti. Cioè, potrei farli, ma poi devo selezionarli, ovviamente. Questo mi piace perché è di precisione. E questo mi piace perché è di assalto. Stealth, l'ho fatto proprio al massimo della potenza. Questo qui vuole 300, adesso non li ho. Va bene, quando andiamo in stealth andiamo con questo, e quando andiamo di potenza violenza andiamo con l'altro. È l'unica cosa che mi viene in mente. Allora, vediamo un po' cosa ci può essere qui. Niente. Qua nulla. Io sento, ecco, un Panzerskanze, come cazzo si chiama. E quindi andrei con questa. No, non è questa, scusate, sbaglio sempre. Adesso mi fa il giro della ruota totale, perché tanto è così. Ecco qua. Ok, vediamo se possiamo andare prima di tutto giù. Qua. E abbiamo fatto il giro, ovviamente. Immaginavo di non aver preso una zona safe. Vabbè, pazienza. Non c'è nulla che io possa fare, quindi devo stare solo attento. Va bene, vediamo un po' come poterlo fare. Non dico in stealth perché mi sembra un po' difficile. Ovviamente devo andare in giù, ma vado sempre in su. Vediamo un po'. E cazzarola. Vedete, io lo prendo in piena faccia, ma non mi muore. Sono veramente forte. Sì, a questa distanza devi andare però, eh. Cioè, non è possibile che io non l'abbia preso fino adesso. Ok, mi scusi, lei si fa male a un certo punto? Cazzo. Ok, so. Smantello questo drone in Ok, vai, smantellalo. Bravissima. Ok, andata, ha cagato, quindi siamo a posto. Oh, il Panzerum. Sarebbe bello se tu lo facessi Marcato un veramente. bersaglio laggiù. Ok, l'ho marcato. Quindi dovrebbe prendersi cura lei di lui. Quindi andiamo giù qua. Ovviamente ho sbagliato. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, visto che comunque ho fatto un po' di piazza pulita. Vediamo. No, 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 no. Ok.
Vieni qua. Oh, bellissimo. Non so esattamente il suo punto debole quale sia, però ci metto tanto. Ci vorrebbe una bomba. Proviamo granata, vai. Vai. Oh, grazie. Mi stai facendo a pezzi, Sof. Perfetto. Beh, alla fine è stato meglio. È stato meglio, dicevo, tirare la granata che fare il resto. Perfetto. Oh, bello. Allora, io ritornerei con la mia bella arma. Mangerei un po' di cose, perché sarebbe anche ora. Qui non posso prendere niente. È un peccato. Oh, salve. Oh, mamma mia, che cattiveria. Inalata proprio. Eccolo qui. Bellissimo. Vai. Madonna, sei caduto malo. Come è caduto malo? Ok, lei intanto fa la sgargiulla. Beata lei che ce la fa. Chi è? No. O lei non mi piace, lo sa. Quindi andremo così. Il super soldato è mio. E il super soldato è tuo, va bene. Vediamo un po', tanto non sarà mai tu, lo sai. Guarda qua, guarda là, guarda lì, guarda lui, guarda lei. Eccolo qua. Mi dispiace tanto, insomma, sì. Ok, è andata fuori. Adesso proviamo a prenderci il nostro bel fucile. Carichiamolo e andiamo con molta tranquillità. Queste non ho ancora capito se devo romperle o non devo romperle. Ma non lo so. Comunque, vediamo cosa possiamo fare. Ma chi è che sta sparando così assiduamente? Ti trovo? Ah, è una... non so se effettivamente... Sì, si può rompere, ma è meglio così, no? Ok, andiamo a vedere cosa c'è qua. Niente di buono, eh. Carichiamo, tanto lui spara, s'arrangia. Vediamo se c'è sempre qualcosa. Perché qua potrebbe esserci... Niente, non c'è nulla. Ok, oh, ho trovato qualcosa. Munizioni non identificate. Ma porca miseria, prendo sempre delle grandi munizioni. Si può rompere, è peccato. Ascoltate, quello... ragazze. Un bersaglio importante usa un'auto parcheggiata dalle vostre parti. Raggiungetela e piazzate una bomba. Buona fortuna, sorelle. Cazzo, non ho più le bombe. No, ce n'è una, perfetto. Ok. Ci chiede di farlo, lo faccio. Perché ci ha detto prima che era importante. E quindi lo farò. Andiamo un po'. Oh, ma qui c'è della roba. Andiamo, così dice... Porte di Brother. Le porte di Brother sono punti di controllo ben sorvegliati, presenti in ogni zona di Neo Parigi. Superando una di queste porte puoi accedere ai rispettivi Brother, le torri naziste che controllano Neo Parigi per le vie della stretta sorveglianza delle porte dei Brother. Ti conviene parlare con gli altri comandanti della resistenza nelle catacombe. Ok, purtroppo mi parlano negli orecchi, non riesco a capire un cazzo. Santa miseria. Allora andiamo un po'. Perfetto. Che cazzo è? Non ci spacco il culo questo qua. Santa miseria. Allora vediamo un pochino, volevo fare quella missione che mi ha detto lei, ma non credo che siamo ancora pronte per questo, Jess. Già, quindi non posso farci nulla. Me ne vado allora, purtroppo non posso farci niente. Qui c'è qualcosa? Monete? Beh, monete va bene. Chi è? Vieni qua te, non stare là che non si può fare niente. Qui possiamo fare qualcosa. Guarda, livello... l'ospedale. No. Dobbiamo far uscire da lì Marianne. Ok. L'ho preso bene però in testa. Ok. Perfetto. Beh, non è andata male, dai. Livello 9 riusciamo a prendere bene. Questo comandante mi potenzia gli altri. E quindi... Oh... Bello. Top. Perfetto. Oh, con poche munizioni facciamo molte cose. Quella cosa che mi sembra piaciuta di più di questi giochi. Nastro, poi li ascolteremo mai. Vediamo se c'è qualcos'altro. Vediamo cosa c'è. Qui non si può fare niente, vero? Niente. Ok, io vado tranquillo. Te non mi piace, lo sai? Ah, sei te. No, sei te che non mi piace allora. Granata! Brava, sei una granata. Vabbè, quello. Ok, andate via che questo. Cazzo. Top. Oh, gli è saltata la testa. Sono tanto contento. Ecco, tu invece non mi piaci. Quindi facciamo una cosa vagamente intelligente. Perché dire intelligente sarebbe troppo. Ok. Vediamo. La tua armatura è al limite, riparala. Adesso ci arriverò anche a ripararla.
ok. Continua a fare pezzi nazisti come se non ci fosse un domani. Ecco, abbiamo preso il talento che ci serviva, vi ricordate? Questa mi interessa parecchio. Purtroppo posso anche correre, non è malo. Vediamo cosa posso fare, se mi permette di fare qualcosa di particolare, no? Queste invece... queste casse... oh! Interessante, 100 monete mi fanno comodo. Ok, adesso che non c'è nessuno che poteva usare questa arma, non c'è nessuno, ovviamente. Quindi se io faccio così, la metto un attimo per terra, perfetto. Sì, sì, adesso dopo vengo anche da te. Ok, l'armatura è a posto. Dove sei? Non vi vedo. Ho solo sentito parlare, però non ho visto nessuno. Oh, interessante. Niente di che. Va bene. Scusate, la riprendo. Cosa vuoi? Cazzo, non lo vedo. Vediamo un po'. Ma chi è che mi spara? Non lo trovo, ragazzi. Sono cieco, lo so, però abbiate pazienza. Vediamo un pochino. Questo è il punto che mi diceva lei là. Però era quello che è impossibile raggiungere. Perché... forse... no, forse ce la facciamo, vediamo. No, no, è sempre quello. Però mi piacerebbe tanto. Porca vacca! Cazzo, ma è stato bravo questo! Sorella, riesci ad aiutarmi? Vediamo. Cazzo, mi ha dato una... oh, ma col cazzo! No, 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 ciao. Va bene. Non ci penso proprio, non sono mica matto io. Vabbè, ci andremo, tanto dobbiamo farla. Allora, vabbè, andiamo a fare... eccoti qua, finalmente ti vedo nel radar. Spedisco all'inferno il comandante! Oh, grazie che mi ha indicato la strada. Eccoti qua. Oh. Ah, sì, era scaricato. Allora, vaffanculo, cioè mezz'ora per niente. Va bene, vado avanti. Vado a scoprire altre cose. Qui, no, grazie, questo, per piacere. Chi è? Ma vaffanculo. Allora. Oh, che cosa c'ho? Ah, bene. Sì, infatti è molto gratuito il fatto che lei mi prenda dei medikit. Ok, perfetto. Siamo ancora a 3 di cuori, quindi non male. Allora, di qua non c'è niente. Di qua non c'è niente. Io esploro sempre bene, ragazzi, perché non si sa mai cosa ci può essere. Nuove abilità, 64, che è possibile. Sono sempre le stesse, non vedo niente di differenza. A parte il mirino, che per adesso non abbiamo i soldi per prenderlo. Però non mi serve. Allora, vediamo un po' come possiamo facere. Se c'è qualcosa di particolare che mi sfugge. Questo è un coso. Però in teoria non dobbiamo andare qua. È una scorciatoia? Sì, è una scorciatoia, perché siamo venuti da qua. Beh, fa piacere. Così almeno non dobbiamo girare troppo. Allora, vediamo un po'. Se riesco a fare quello... allora, qua non possiamo andare, abbiamo detto, perché... ah, no, invece qua sì. Qua sì. Questa è l'arma. Vediamo se c'è qualcosa. Mi sto perdendo già, vabbè. Facciamo finta di niente. Vai, apri. Perfetto. Vediamo un po' cosa c'è qui di buono. A parte... niente, non c'è un cazzo di niente, vabbè. Oh! Ho aperto qualcosa e non mi sono neanche reso conto. Mi fa piacere sempre, ma queste cose... mi rendono sempre pieno di gioia. Vediamo un po' qui cosa c'è. Ok, un po' di monete. Tante monete. Ottimo, che quelle ci serviranno senza assolutamente meno. Vediamo se c'è qualcosa qui. Le fogne. No, non funziona. Ok, niente da fare. Adesso arrivano lì. Ecco. Vediamo se... che miseria, che potenza inalata. E questo... una nuova arma! Finalmente così abbiamo quelle identificate. Bella! Questa me la ricordo. C'era nel 2, mi sembra. Vediamo un po'. No, da qua non ci passo. Assolutamente. Proviamo ad andare a vedere di qua. Cosa c'è? Un panino. Purtroppo non posso usufruire di questo bene. Vediamo qua cosa c'è. Soldi, di viste, non c'è niente. Un po' di health. Ma niente di che. Una macchina fotografica, non penso mi serva. Del panino, niente, non c'è nulla qui. La mappa, mi sono un po' smarrito. Però dovrei andare di qua. Eh sì, presumo di qua, va bene. Proviamoci.
E qua non posso trovarci niente. In alto forse. Devo. Questa purtroppo non è un'arma. Ok, ce l'ho fatta. Però non c'è niente qua. A meno che non debba andare qua. E si entra. Oh, che bella cosa. Mi scusi, non sapevo. Porca vacca. Mi scusi lei, non volevo assolutamente, ma mi sono trovato costretto. Lo so. Cosa vedo nei miei occhi? Bellissimo. Allora, monete. Chi è che rompe le balle? Allora, andiamo. Mi scusi lei, scusi, non volevo assolutamente farle del male, ma ormai l'ho fatto, se lo tiene. Allora, belt. E rimettiamoci la nostra arma preferita. Perfetto. Andiamo. Questo fai qualcosa. Oh, mi dispiace tanto. Pensavo si potesse. No. Allora, io ho preso dei codici. Ok. Decifriamoli, vediamo cosa ci dice. Ho aggiornato i codici delle casse di alla Gestapo, a Little Berlin. Il codice della di quella vicina all'ospedale 8055. Allora, mi tocca fare di nuovo lo screenshot perché, come al solito, non se li ricorda, quindi me le devo ricordare io a modo mio, insomma, facendo appunto le foto. Allora, andiamo, eccoci qua. Ok, scattata e siamo a posto. Bene, adesso appena trovo dei codici da mettere so quali sono e siamo a posto. Nient'altro, questo si può rompere, mi dispiace tanto. Questo ho raccolto. Questa stanza è molto limitata. Vediamo se qui c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa, un panino. E qui c'è di là qualcosa. Ok, andiamo subito a vedere. Che mi interessa. Oh, 100 monete, ragazzi, 100. Con questi facciamo i potenziamenti, e non si scherza. Una brioche. Delle munizioni, mi fa piacere. E niente di che. Ok, andiamo pure di là e vediamo cosa possiamo fare. Possiamo solo scendere, perché di qua non c'è niente. Sembra una stanza molto nazista questa. Allora, vediamo un po'. Questa somiglia molto a quella che avevamo fatto inizialmente. Però ok, qui sblocco sempre della gambabilità, però se non le uso faccio poco. Guardo con attenzione. Questo si può rompere. Ok, monete. Più ce ne sono meglio, eh. Questo non si può aprire. Questo non si può usare. Health. E niente di che. Vediamo se c'è qualcosa, ma dubito. Solo health, va bene. Siamo pieni, quindi niente. Vediamo se c'è qualcosa qui. No, non si può aprire. Stranamente la mia sorella non dice niente. Bene, meglio così. Ah beh, qui saremmo stati. Ah, ci sarei arrivato lo stesso, vabbè, dai. Qui c'è quell'arma che non mi serve a niente. E qui non si può fare niente. A posto, andiamo. Chi è? Allora, vediamo un po'. Certo che se avessi proprio la mappa l'avrei gradito di più. Purtroppo qui mappa non ce ne sono. Abbiamo 500, ragazzi, non è mica poco. Ok. Qui c'è qualcuno. Ok. Hai rotto i neuroni, porca miseria. Li hai rotti proprio. Cazzo, sei sempre a rompere le palle. Cioè, non ti fai male quando ti spari in faccia, eh? Cioè, quante volte devi uccidere per morire? Tanta miseria. Oh. Vai così, dimostra ai nazisti chi è il capo. Ecco, diglielo. Oh, così possiamo prendere anche la sua arma. Per carità, Quanto la sua arma, non c'è scritto un cazzo, ovviamente, non c'è mai scritto niente. Ok, possiamo correre, corro. Andiamo di qua. Devo capire dove andare, ragazzi, perché mi sono di nuovo perso. Sapevo che ci fosse qualcosa qui. Era troppo ovvio. Nient'altro qui, possiamo salire. No, non si può. Va bene, a posto. Prendiamo. E andiamo. Ok, certo che una mappa un po' più grande l'avrei gradita, perché così mi sarei perso meno e sarebbe stato molto meglio. Va bene, vediamo un po'. Devo presumo andare di qua, e per andare all'obiettivo è qua, quindi non c'è dubbio. Andiamo. Sto cercando di capire se devo anche salire. Cazzo, mi fammi vedere qualcosa però.
Qui c'è qualcosa. Oh, anche nell'immondizia devo guardare, incredibile. Devo guardare ovunque questo gioco. Allora, piazza è la piazza, era volentieri, ma purtroppo è un punto un po' brutto. Se suppa la suppa, qui sono già venuto, lo so, ma ragazzi, rischio di girare veramente tanto. Allora, andiamo un po'. Che cazzo, ucciderò qualcuno. Che cazzo stai combinando? Allora, facciamo prima far così, sennò finiamo veramente a Natale dell'anno prossimo, però non di quest'anno. Allora, ok, perfetto. Non c'era niente di che. E questa forse sarebbe stata meglio, eh. Ora faccio affari questo nazista. Ah, c'è un nazista? Salve, signor. Che cazzo, mi dai tempo. Darò una lezione a quel comandante. Bene, da. Oh, c'è un comandante. Mi scusi lei, devo prendere un attimo la faccia. Senza porca miseria, ha fatto una cilecca atomica. Ci ha pensato lei, ma porca miseria. Sto carro funebre qui. Questa musica. Posso parlare? No, non posso fare niente. Dio. Allora, andiamo un po'. Dove siete? Ma cazzo, fa tutto lei. Fammi fare qualcosa anche a me. Accidenti. Qui non è possibile entrare. Ah, ragazzi, io non è che ho tante strade, eh. Sì, sto arrivando. Non ho una mappa da vedere. Questo è l'unico punto che posso andare, ma è quello impestato. E io non posso andare qua. Non posso proprio andare qua, è troppo, troppo impestato. Va bene, faccio un giro e vi faccio sapere, a dopo. Ok, sono salito da qua che eravamo, lo vedete, dove il sottopartimento dell'antidoto, sono salito qua sopra, che ho fatto prima, vi faccio vedere. Vedete, lì è dove non si poteva andare, ho detto, ma magari si può salire qui, e in effetti sì, si poteva salire qui, e quindi è l'unica cosa che mi è venuta in mente, perché altrimenti non sapevo proprio dove andare. Adesso ci ritorno, eh? Ok. Prendi un calmante, sto arrivando. Mi fa tanto piacere. Ok, qui c'è un'arma e qui c'è questo. Oh, cosa gradita. E l'armatura, benissimo. Siamo a posto. Questa non ho capito a cosa serva. E qui siamo all'obiettivo. Verso l'obiettivo. Oh, finalmente. Una toilette, no grazie, bagno chimico questo. Qui c'è una scala che porta ovviamente dove eravamo prima. Strano che non ci fosse stato anche di là. Eh sì, infatti. Vabbè, l'importante è saperlo, così almeno possiamo tornare indietro. Allora, dovrei andare di qua, vero? Però voglio vedere anche di qua. Ecco qua, vedete? La roba c'era. Guardiamo bene perché le monete servono. Qua. Oh, cazzo. Sì, sì, mi fa tanto piacere. Eccoti qua. Oh, quanto mi dispiace. Che è già finito. Mamma mia, hanno durato troppo. Porca miseria, mi ha messo un'arma a caso. Cazzo. Scusi, non è che ne voglio male, però insomma. No, sono scarico. Porca troia, adesso ci metterò 30 anni. Mi scusi lei, non volevo assolutamente farle del male, però. Eccoci qua, così siamo a posto. Sono entrato un po' alla spannata, però. Ok. Sto, ma porca miseria, l'ho preso in pieno. Come fai in piena faccia a non farsi male? Togliti quel culo davanti. Santa miseria. Mi scusi lei. Mannaggia. Allora. Ok, preso. Non so se è stato io o lei, ma l'importante è che il risultato è il risultato. Ok, qua posso prendere un po' di roba, ma io ci vorrei andare proprio qua. Ok. Beh, non male questo. Eccolo. Perfetto, abbiamo preso il codice. Grazie ai codici possiamo fare tante cose. Allora, c'è parecchio da esplorare in sto gioco, veramente tanto, fatica vedere le cose e stare attenti. Va bene, vediamo se c'è qualcosa qua, non c'è niente, qua non c'è niente, qua c'è, vedete, ce n'è tanta di roba. Qui c'è il medikit che non mi serve più, qui scendiamo e siamo a posto. Altre cose, dovrei essere a posto. Vediamo se qui c'è qualcosa, tanto ci sarà qualcosa, eh. Ecco qua, questo qui. Questi qui, pieno, pieno e pieno. Perfetto. Faccio un giro di perlustrazione. Facciamo che ci salutiamo qui. Tanto devo vedere un po', esplorare, così sennò perdo. Facciamo un episodio solo di esplorazione e dopo vi annoio.
Quindi ragazzi, io per il momento vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate, e per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao!